L'incidente è stato causato da un tamponamento che ha coinvolto 5 auto. Un uomo, a bordo di una delle auto coinvolte, è nell'impatto. Altri 14, molti dei quali passeggeri del bus, sono rimasti feriti. I vigili del fuoco hanno anche perquisito la zona dell'incidente per verificare la presenza di altri passeggeri sbalzati dai finestrini, ma fortunatamente senza successo. Le testimonianze tanti i leccesi a bordo del pullman. Tutti dormivano, credo. Il giovane leccese era in viaggio per Roma. Una volta raggiunta la capitale avrebbe dovuto raggiungere Firenze. Ha una brutta contusione alla spalla, come tanti altri passeggeri che erano con lui. Quasi tutti i passeggeri del Flixbus sono presenti nella palestra di Grotta Minarda e i medici del centro di Avellino li stanno denunciando uno per uno. Alcuni hanno collari, altri hanno bende sugli arti, ma niente di più. E poi c'è Biagio, tenente della Guardia di Finanza di Copertino, a bordo dell'autobus con i figli Gaetano e Martina, diretto a Roma per una breve vacanza. «Siamo vivi per miracolo», dice alla moglie che è dall'altra parte del telefono e chiede rassicurazioni sulle loro condizioni di salute. Biagio, insieme ai suoi figli, è riuscito a trovare una via d'uscita attraverso un vetro rotto. E da lì la salvezza. Sono stati fortunati, possono davvero dire di essere miracolosamente vivi. In tanti, nella palestra del comune di Grotta Minarda dove sono ospitati i 36 passeggeri del pullman, alcuni dei quali con lievi contusioni, raccontano di aver visto la morte con i loro occhi. Carlino, che ha lasciato il Lecce, è ancora scosso. «Mi sono aggrappato al sedile anteriore tenendo le gambe alzate. È stata la mia fortuna, ho evitato che un sedile caduto dai cardini in seguito all'impatto mi travolgesse». Le fa eco Laura, aviatore originario di Brindisi, «è stato uno schianto tremendo», racconta, «in pochi secondi ci siamo ritrovati sulla scarpata. Il pullman è rimasto quasi sospeso, siamo riusciti a scendere uno alla volta strisciando sulla pancia. Al momento dell'impatto stava dormendo sul suo sedile in fondo all'autobus». Anche la Siria ricorda quei terribili momenti. L'autista ha urlato, se la ricorda, poi ha virato a sinistra contro il guardrail. «C'è stato un testacoda prima di investire un'auto ferma sulla strada e poi finire nella scarpata. Ci siamo ritrovati tutti», racconta Nicoletta, «ci siamo salvati per miracolo, gli alberi hanno frenato l'autobus che altrimenti sarebbe finito a rotolare su se stesso per molte decine di metri». Il bus, ricordiamo, è partito ieri alle 23 da Lecce e sarebbe dovuto arrivare alla stazione Tiburtina del capoluogo alle 7. Ma non è mai arrivato. Secondo una prima ricostruzione, l'incidente occorso nel tratto avellinese della A16, nel comune di Valle Saccarda, è avvenuto subito dopo una curva. Sembra che il Flixbus, in uscita dalla curva, si sia trovato di fronte a due auto ferme a causa di un tamponamento. L'autista dell'autobus ha sterzato a sinistra, di rig.